Okay, buongiorno, allora il lunedì 10 apriamo la seduta della seconda commissione consiliare. Avviso i signori consiglieri che abbiamo avviato la registrazione, quindi chiedo di prestare il loro consenso alla stessa e di attestare la loro presenza. Russo presente e acconsento. Gentile, presente e acconsento. Belluso presente e acconsento. Tantillo presente e acconsento. Ferrara è presente, se vuole. Sì, infatti sto scrivendo nella chat che se il consigliere Ferrara è presente e sente, almeno lo scriva nella chat. Sì, così in maniera che ce lo comunica con la chat. Ah, L'ha perfetto. scritto? Ah, perfetto, Apposta. perfetto. Così almeno perché la chat comunque rimane. Perfetto. Allora, prego, Presidente. E allora, buongiorno a tutti. Io volevo chiederle, dottoressa Volo, se è stata inoltrata dalla sua dirigente una nota con cui ci danno la possibilità di avere a disposizione uno staff già a partire da domani, visto che lei già domani e non è disponibile al servizio. Quindi se c'è una nota, Sì, cortesemente la possiamo comunicare, sì, la mette in la rete, metto a schermo. schermo, in maniera da poterla già condividere con tutti e comunico già in anticipo che da qui a poco sarà mandata per il mese di maggio, a partire dal 4 o 5, non so la data precisa qual è, fino al 31 di maggio. Gli orari di convocazione saranno dalle ore 9, prima convocazione, e ore 10, seconda convocazione. Sì, Presidente, siccome io già l'ho predisposta l'atto di convocazione, se Perfetto. volete lo possiamo firmare oggi, così io lo mando e vi lascio diciamo, Assolutamente sì, con tutte dottoressa. le formalità necessarie già espletate. Facciamo subito, immediatamente, tutta la prassi, così ci siamo tranquilli e sereni. Affrontiamo poi la parte delle due delibere che, anzi, dell'unica delibere che c'è. No, sono No, due le due, delibere. due sono, sì. Due. Allora, la disposizione è questa, la vedete a schermo, l'assegnazione immediata del sottoelencato personale, quindi signora Amato Vincenza, segretario, signora Margheritino Paola, vice segretario, signora Acquaviva Valentina. Quindi Perfetto. penso che, insomma, sicuramente da domani poi procederanno loro. Dottoressa, loro già dico, se ce li hanno assegnati, avranno fatto pure il corso, questi già sono pronte per il corso per domani. Questo non lo so, onestamente. E Cioè, quindi già. la signora Margheritino sicuramente no, perché mi costa E personalmente. di fatti la signora Margheritina è stata messa come secondo. Sì, infatti, penso di sì. È chiaro che, certo, se l'hanno nominata come segretario, ritengo che sia in grado di poter firmare, eccetera, eccetera. Diciamo, lo do per scontato, però. Scusi, dottoressa, non sarebbe stato, credo che sia più conducente che nel passaggio di consegna, diciamo, tra lei e chi dovesse venire domani, ci sia, diciamo, una contemporaneità in maniera tale che non sappiamo se viene o non viene. È lo Stato che Io dovrebbe. già ho chiesto per domani, e tra l'altro, secondo una direttiva del segretario generale, devo prendere entro il 30 aprile un riposo compensativo perché ho 6 ore maturate da febbraio che devo necessariamente prendere domani. Cioè, il termine ultimo è domani, quindi io mi sono. No, io comprendo, è solo bisognerebbe informarsi perché se già sappiamo che la Margheritina non c'è, qui è stata nominata segretaria, ha già fatto il corso o no? No, la Margheritina sicuramente no, perché ripeto, essendo nella settima lo so che non Ma è può essere che ancora l'abbia fatto assicurata. oggi, attenzione, non è scusa. Presidente, però sarebbe opportuno che il contatto con chi è stato nominato non si Io abbia oggi. pensavo, io pensavo. Perché Hai ragione, domani, quando Giulio. noi siamo convocati, rischiamo che non c'è il segretario. Deve avere una banca dati Io, per pensare quello che mi sembrava a me, che già a partire da oggi,
questi aspetti sì, non siano stati affrontati. Dovevano essere collegati con noi. Per stabilire già chi domani doveva aprire i lavori. Quindi, dottoressa, è opportuna questa. Io ritengo che se possiamo chiamare la dottoressa Como e dire se si può dare. Condivido, presidente. Chiamiamo la dottoressa Como e dire se la signora dottoressa Amato, chi è, non lo so. Già si può collegare con noi per stabilire domani siamo convocati alle ore 13 per esempio, e quindi lei alle 13 deve essere, lei convocherà oggi convocherà lei per domani i comuni, probabilmente il tema nel quale tutti ci possiamo cimentare, no? Sei d'accordo? Allora, intanto io intanto rileviamo le presenze. Hai concluso? L'architetto Gentile c'è, vero? La consigliera Gentile? Sì, sono. Sì. Avete visto anche la documentazione dell'ingegnere Maria che ve l'ho inoltrato stamattina? Sento, prego, Alessandro. Sì. Ora infatti ne parleremo. Ok. Sì. Non so se mi vedete. Se mi sentite che ho aggiunto il tutte e due le cose, buongiorno. Chi è? È arrivato qualcuno? No. Anche questa voce sotto di sottofondo, chi è? Qualcuno è collegato con un altro videoconferenza? Io sono collegato, ma il microfono è disattivato, il mio, quando ascolto dall'altra parte che c'ho Lanci di Roma in collegamento, quindi devo ascoltare anche Roma. Ah, piuttosto, consigliere Tantillo, le faccio presente, cioè mi faccio semplicemente portavoce di una segnalazione che mi ha fatto la signora Provvidenza Delfio dell'Ufficio Autonomo al Consiglio Comunale, il quale mi diceva che diciamo sarebbe da evitare il fatto di risultare presente in una occasione istituzionale e contemporaneamente in un'altra. Dico, io mi faccio semplicemente portavoce di quello che mi è stato detto, perché secondo me, dico, poi alla fine, tutto sommato, non vedo tutta questa grande incompatibilità, nel senso che essendo in videoconferenza è possibile, ho detto, che a mio parere il consigliere possa partecipare, come si suol dire, con un orecchio ad una cosa e con l'altro ad un'altra cosa. Vista la situazione, e lo può proibire, ma quale sarebbe l'illegittimità? No, ma infatti io la penso pure così, anche perché di fatto io dichiaro che lei è presente, perché per me lei è presente e partecipa. Ma sono presente, che ci posso fare? Sono presente, dico, una, due, tre, che ci posso fare? Ma io pure, cioè, ripeto, io sono infatti di questo avviso. Però io sono pure di questo avviso, concordo, però cioè, non credo che in un ascolto con l'orecchio e nell'altro mi metto l'auricolare. E cerco, esatto, di ascoltare i vari interventi. No, infatti, dico, però dico, le faccio presente appunto che ieri mi è stata fatta questa segnalazione, quindi non lo so. Lei mi ha detto, la signora Delfio, perché è preposta appunto alla verifica poi dei verbali che noi inoltriamo ai fini della validità del verbale, che ne avrebbe parlato con la dirigente, quindi non lo so. Le dico solo questa lamentela, tra virgolette, che ho raccolto. Ok, allora intanto con questo allora cosa metto, verbale? Allora, si sente, dottoressa? Pronto? Sì, parla. Ah, vabbè, perché ho recuperato con il telefono, non riuscivo neanche con il telefono. No, volevo solo aggiungere rispetto a questo, secondo che sottolineava giustamente, riportava giustamente lei. Secondo me il problema si può verificare quando si tratta di due sedute dell'organo consiliare, cioè la commissione e il consiglio. Uno non può essere presente in entrambi, anche perché entrambi danno comunque la presenza, possono dare luogo al gettone. Ma in occasione della riunione dell'ANCI nazionale, dove non c'è nessun tipo di né permesso né di autorizzazione, o se
si partecipa a altre riunioni di altri tipi di associazioni private in contemporanea, secondo me non c'è assolutamente nessun problema. Ma si riferiva la signora Delfi o forse ad una conferenza di capigruppo, non so, ad una... Ci sono delle riunioni che hanno poi delle ricadute, che possono essere le autorizzazioni per il lavoro, i gettoni, io posso essere, anzi, sono assolutamente d'accordo. Infatti ogni volta cosa ho detto, non usciamo dalla commissione per entrare in consiglio fino a quando non chiudiamo, non ci possiamo trovare presenti in due ordini, in due riunioni dello stesso organo. Ma nell'ipotesi del consigliere Tantillo che si riunisce anche contemporaneamente con l'ANCI, o meglio, ascolta. Senti, Fabrizio, ma nemmeno così dovrebbe essere, perché se io sono convocato in questo momento, c'è la riunione e inizio alle 10, alle 9, che ora sono all'una. E se io mi protraggo fino alle 4, intanto mi inizia il consiglio comunale e io mi collego, e qui non è finito, è giusto? E io mi collego. Io chiaramente poi dalle 4 sono fino alle 7, è evidente che partecipo all'una e all'altra, perché ho finito, questa finisce alle 4:10 e quella finisce alle 7. Che... E qua ci può essere, cioè, insomma, qua da capire, perché tu... Dov'è il contrasto? Il contrasto dov'è? Io non lo leggo. Il contrasto è che tu, se tu poi... può valere se mi trovo in due posti diversi, ma sono a casa e quindi li posso ascoltare. Fisicamente tu sei a casa, ma contemporaneamente sei in due riunioni diverse che diciamo sono dello stesso organo, tra l'altro. È un quarto d'ora, secondo il regolamento è l'effettiva partecipazione, non c'è tempo, poi fu stabilito un quarto d'ora. Se io sto due ore o tre ore e cinque minuti sono in contemporanea, che cambia? No, lo capisco, non cambia niente, ma se uno può evitare e fare attenzione, al limite uno... A me questo mi capita perché io sbordo sempre, esatto. Quindi il mio problema non si può. La signora è molto, molto, molto accorta su una cosa che... Certo. No, ma più che altro... C'è la conferenza dei capigruppo e la conferenza dei capigruppo non dà nulla, quindi... Chiaro. Ho espresso soltanto il mio parere, diciamo, nella qualità di verbalizzante, nel senso che io comunque penso, cioè attesto il vero quando dico che per me siete connessi, anche perché essendo in modalità telematica, spesso e volentieri, ad un certo punto, dopo aver diciamo, risposto all'appello, tutti ci si mette per ragioni, insomma, per evitare disturbi alla connessione, in appunto sia con la videocamera che spesso anche col microfono in stand-by, diciamo. Quindi io che sono verbalizzante, per me comunque il consigliere che a me risulta connesso, quindi dichiaro il vero nel momento in cui a me risulta connesso. Poi se il consigliere è a casa, è in giro, è in bagno o è alla videoconferenza, ma dico, io non è che ne posso avere la palla di interrogatorio. Chiederemo un piano all'avvocatura per vedere che cosa succede. Ma è normale, se uno è a casa, mica gli posso controllare quello che fa. Se quello si spegne e se ne va a mangiare, io che ne so. Infatti, quindi io, diciamo, dal punto di vista io mi pongo il mio problema, nel senso, io sono a posto, per me nel momento in cui voi siete connessi, siete presenti. Poi quello che fate, tra virgolette, non lo posso sapere, cioè non è che mi si può onerare di sapere dove siete o cosa state facendo o se state facendo altro. Vabbè, cioè, va bene, grazie, allora per favore scriviamo chi sono, che a seguito del risultato delle riunioni, è stata la lettura delle disposizioni che sono date dalla dottoressa Como. Però io la invito alla fine, dopo aver scritto questo, di mettersi in contatto con la dottoressa Como se ci fornisce i numeri telefonici e le cose, come poter rintracciare queste persone a partire da ora per concordare per domani. Io penso che sia lei, Presidente, però, a doverla fare questa operazione. Io la posso fare tranquillamente. Però... No, ma di questo perché lo dico, perché dico, se poi non mi risponde o un motivo X, dico, tra l'altro il fatto che lo dica a me, che di fatto risulto formalmente destituita, perché nel momento in cui c'è un altro segretario, io non ci sono più, dico, io a che titolo lo chiedo? Nel senso, secondo me è preferibile che lo chieda lei direttamente. Sì, d'accordo, io dico, nella comunicazione non c'è altro rispetto al fatto che di mettersi in contatto, queste persone dovrebbero essere messe in contatto con lei. No, quello che l'ho fatto vedere la disposizione.
conclusione ha segnato. Unità organizzative. Alla commissione. Regolarmente, anche perché suppongo che per aver fatto la disposizione ci sarà anche l'atto di nomina di questo segretario. Regolarmente. Come si chiama questa signora in persona? Bella? Amato? Mi ricordo di aver letto Amato. Però possiamo guardare questa, i tre nominativi. Uh-huh. Quello che ci arriva. Ok. Quindi dalla prossima settimana, già da lunedì, sarà alle 10 la convocazione? Assolutamente sì. Ora ve la metto. 9 prima convocazione e 10 seconda convocazione. Da qui a poco facciamo partire la comunicazione già per la prossima settimana. Però ho necessità di sapere questi signori già a partire da domani. Lei non ha numeri telefonici di queste persone, giusto? Non de- la Margherita. Solo della Margheritino. Non è che Margheritino. Ma scusami, il Mimmo, l'hai chiamato la dottoressa Como tu? Sì, ma non mi risponde in questo momento. Sto riprovando a chiamare, ma non mi aveva risposto. Allora, ci siamo tutti? Sempre? Sì. Allora, metto a schermo quindi la convocazione che ho fatto. Allora, lo vedete, giusto? Sì. Okay. Sì, sì. Allora, protocollo 89 del 29/4/2020, ho scritto come mi ha chiesto esplicitamente il Consiglio Tantillo, i due orari, quindi alle ore 9 in primo appello e alle ore 10 in secondo appello, nei giorni 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, sono tutti i lavorativi. Non credo di avere fatto qualche errore, mi auguro di no. Mese di maggio, l'ordine del giorno, ho lasciato naturalmente tutte le proposte che c'erano il mese precedente, tranne ho tolto elezione presidente e vicepresidente, che sono i punti che avete trattato, e poi alla fine ho aggiunto le due proposte di delibera che sono arrivate, quindi misure urgenti al contenimento degli effetti negativi. Scusi, dottoressa, a proposito delle due proposte, ma lei ce le ha inviate le due proposte per le due delibere? Sì, credo di sì. No? Sì, te lo confermo, Giulio, credo siano arrivate.
Io non le ho potute trovare, non è vero che ho richiesto, non le ho trovate. Tanto che ce le ha mandate sia la Presidenza del Consiglio sia la Seconda Commissione. Alle 12, la Presidenza alle 12 del Consiglio non le ha mandate, poi io non riesco a... Me le rimandi, Fausto, fammi la cortesia, me le rimandi. Subito. Grazie. Quindi ho messo queste due. Vabbè, le due ultime. Dico, non lo so, a meno che non pensate di votarle oggi, quindi... nel qual caso le devo togliere? Ce l'hai di nuovo? Prego? No, dicevo a Giulio, te le ho inoltrate. Ah, dicevo quindi, Presidente, io ho modificato la convocazione oggi in questo modo, inserendo le ultime due proposte. Dico, a meno che oggi non avete intenzione di esprimere parere in merito a qualche proposta, e quindi in quel caso la devo togliere dalla convocazione del mese di maggio, perché se già la esprimete parere oggi, per esempio. Ma io sto vedendo che mi è arrivata adesso, ma solo la convoca alle 12. No, ci sono tutti gli allegati, ma sì, poi la seconda mail è di con gli allegati e i pareri, però la delibera in effetti io non la trovo. Vabbè, dico, cioè, la posso mandare subito se vi manca. Ti è strano perché eravate pure nell'indirizzario, ma è perché io trovo la richiesta di parere pro veritate. L'allegato B è parere su proposta. No, tu devi andare sempre su proposta CC, imposta di soggiorno. No, proposta di deliberazione, ci sono due allegati, sono tutte e due la trasmissione, senza... No, proposta CC, imposta di soggiorno, punto PDF, per esempio. 2, 4, 6, 8, 9 allegati ci sono, giusto? Quindi a voi comunque va bene con la convocazione così come è fatta? Ah sì, ho trovato il... Beh, non ne possiamo parlare adesso perché ce li dobbiamo leggere questi... Questo è quello che bisogna più tardi, collega, sì. Bisogna fare il parere. Perché questa bisogna... è proprio quella sulla tassa di soggiorno, in realtà effettivamente ne abbiamo discusso molto meno, però diciamo la... Quella la possiamo fare domani, perché non la votiamo oggi, questa è per la tassa di soggiorno, sicuramente andrà domani la tassa di soggiorno, ma l'altra è oggi. Ah, l'altra è oggi, giusto. Sull'altra ne abbiamo discusso, sì, ne abbiamo discusso, infatti, credo che ci siano le condizioni. Ah, sì, sì, la prima e l'altra, certo, non è la tassa di soggiorno. Allora. Scusami, Fausto, dove me l'hai mandata? In quale mail? Quella che è istituzionale. Giulio.tantillo@comune. Se me ne dai un'altra, te la mando in un'altra. Non sì, giuliotantillo@libero.it. Mi fai una cortesia, perché da qui non riesco a stampare. Che devo prendere l'altro telefono. Quindi, Presidente, che dici? La mettiamo all'ordine del giorno, la proposta per il parere? Sì, certo. Il coso è chiuso. Microfono. Mimmo, il microfono! Allora, dottoressa Como, avevo appena detto... Aspettiamo cosa decide la Commissione oggi sul voto. Questa l'accantoniamo, questo ordine del giorno l'accantoniamo. Se oggi esprimiamo, chiaramente cancelliamo quello che esprimiamo dall'ordine del giorno. Il resto resta così com'è. Okay. Per quanto riguarda invece, io ho continuato a provare, caro Giulio e cara dottoressa Volo, ho continuato a provare con la dottoressa Como, ma non riesco a mettermi in contatto. Allora, io comunque, così come suggerimento, a prescindere, la convocazione oggi vi consiglio di farla, perché voi rischiate di rimanere senza la convocazione per il mese di maggio. No, noi la convocazione la facciamo partire, solo che la facciamo partire un attimo dopo. Ah, okay, abbiamo okay. Deciso che abbiamo deciso. E aspetti che glielo dico subito, i colleghi della commissione vogliono dare parere su questo atto deliberativo?
Se volete dare parere, non è obbligatorio, attenzione, possiamo andare in aula senza il parere della commissione, perché non c'è manco più l'urgenza, visto che sono stati superati i giorni. Giulio, cioè si potrebbe procedere senza parere, dici tu? No, il Consiglio Comunale procede senza parere. Ok, me. Procediamo senza parere. No, sia chiaro, però, diciamo, siccome siamo comunque in una sessione ufficiale, voglio dire, noi pensiamo, cioè ieri anche alla di maggioranza, Milena, confortami, visto che eri presente. Sì. Naturalmente, dico, quest'atto va fatto e di conseguenza, certamente, dico, se noi dovessimo come maggioranza esprimere parere, esprimeremo un parere positivo, comprendendo alcune delle preoccupazioni mostrate dall'opposizione nell'ambito di una vicenda di una complessità straordinaria, in un'emergenza straordinaria, in cui tutti vanno giudicati, diciamo, con severità ma anche con indulgenza, perché obiettivamente sono cose complicate. Quindi però il fatto che noi non abbiamo niente in contrario a esprimere parere favorevole, anche perché la conclusione a cui vogliono raggiungere tutti è quella di posticipare le tasse, e il problema, probabilmente i problemi veri li affronteremo dopo, questo non significa che la maggioranza, ovviamente non io e Milena, ma diciamo nelle formule che si troveranno, non è disponibile a confrontarsi su eventuali proposte di emendamento. Ah, ho capito il messaggio. Giulio, si sta per dare la scura a un ipotetico emendamento per modificare l'atto. Allora, intanto cominciamo col dire che la data è il 30 aprile e io capisco che se si vuole adottare quest'atto bisogna votarlo, è evidente che ha dato il 30 aprile, su questo non ci sono dubbi, quindi non ci sono tanti margini per quest'atto, almeno perché e non è solo una questione di maggioranza, perché immagino che tutta i consiglieri comunali vogliono dare questa agevolazione a tutti i cittadini, visto che si parla di tutti i cittadini. Allo stesso tempo però non possiamo far passare l'idea che sia la giunta, prevaricando a mio parere quello che è il ruolo del consiglio comunale, a dover fare un atto di giunta, perché non si doveva fare un atto di giunta ma bensì un atto di consiglio comunale, perché la parola aspetta al consiglio comunale. Quindi, stando così le cose, la minoranza, mi devo dare un emendamento, ma ancora io l'ho letto ieri, c'è qualcosa che non andava e che possibilmente oggi magari lo porteranno. Con quell'emendamento della minoranza, la maggioranza lo leggerà e se riterrà opportuno di modificare questa parte, vi dico subito che non modifica quella che è la premessa della delibera presentata dall'amministrazione, non la modifica, e non modifica allo stesso tempo quelle sono le agevolazioni verso questi cittadini, è evidente che questo non andrebbe a modificarlo, è chiaro, modifica quella parte dove viene riportato che questa delibera, se voi leggete la delibera, c'è scritto che viene fatta dalla giunta in quanto viene sostituito il consiglio comunale, perché il consiglio comunale non è nelle possibilità di dire non era vero, perché il consiglio comunale proprio quel giorno, quando loro scrivevano, il consiglio comunale votava la delibera delle attività sociali, loro dicevano che il consiglio comunale non funzionava, perché vi ricordate, noi non avevamo ancora il funzionamento telematico, mentre noi proprio invece quel giorno avevamo votato, quindi, perché proprio quel giorno il consiglio comunale alcuni giorni prima cominciò a funzionare in via remota. A quel punto, quindi, quanto aveva scritto direttamente l'amministrazione, la giunta nel fare l'atto, viene meno, perché lo dice, ora nell'atto c'è scritto che noi dovremmo di fatto ratificare quello che dice la giunta, compreso questa parte. Noi riteniamo che non sia così e quindi lo andiamo a modificare, diciamo no, il consiglio, tagliamo la parte che dicono loro, questa parte qua, il consiglio comunale invece è il consiglio comunale che fa quest'atto, perché è una competenza del consiglio comunale, quindi non credo che su questo andremo a litigare, per l'amor del cielo, quindi è tutto lì, è per dare il ruolo al consiglio comunale. Hai riassunto bene la vicenda, dico, non sono abbastanza importante come consigliere comunale per la maggioranza e non ne prendo, però appunto modifiche che vanno in questo senso mi sembrerebbero ragionevoli. Ah, poi c'è una parte però devo dire Fausto, c'è una parte nella parte finale, che in questo emendamento che mi hanno fatto vedere, nella parte finale c'è una parte che in verità non mi convince, ho detto di no.
perché ritengo che una cosa è l'atto che è agiunta all'atto dell'amministrazione. E ho detto no, io credo che vada meglio invece l'altro, perché una cosa è discutere un atto di tributi, una cosa è discutere un atto di tributi e allargato ad altre attività. Io non credo che sia una cosa normale in questo caso. Lo faremo un attimo dopo, è giusto, però lo faremo in un altro. Ma invece al posto di ratifica, voi come pensate di emendarlo? Perché ieri mi è La arrivata voce che volevate mettere ratifica, un fa proprio, che mi sembra identico a ratifica. sì, la togli, perché se togli la parte, quella che ti dico io, quella parte la vai a togliere, che non è la giunta, perché il Consiglio Morale era Era nella pienezza nei delle suoi sue poteri, che funzioni, poteva di perfetto. fatto farlo, quindi se togli quello non ratifica più nulla della giunta, ma è il Consiglio Comunale che fa l'atto. Allora lo devi cambiare. No, cambi solo la parte, questa parte qua, c'è cambiato solo questa parte, non possiamo cambiare la premessa perché sennò secondo l'interpretazione che dà l'avvocato Volante, che darebbe, che credo anche Forello come avvocato, perché parlo come avvocato, io credo, come la penso io, pure così, che se tu cambi una premessa in un atto decade l'atto, perché la parte dispositiva ti decade, perché è impiantato così, anche per le cose che ha detto la Mandala ieri e quello che ha detto Basile. Quindi riteniamo che questo l'impianto facciamo rimanere quello dell'amministrazione, insomma, su per giù. C'è qualche cambiamento, più tardi vedremo l'emendamento e lo discuteremo, ma non credo, togliendo questa parte finale, è proprio quello dell'amministrazione, non c'è nulla di particolare. Del resto, a quanto pare, nella sostanza è condiviso da tutto il Consiglio l'atto, quindi lo avrebbe comunque proposto il Consiglio. Quindi capisco però che è giusto affermare il protagonismo del Consiglio Comunale rispetto a scelte che riguardano i tributi, no? Che sia competenza, e va considerata comunque l'emergenza, perché certo un atto di giunta è molto più veloce di tutta la procedura di un atto in Consiglio Comunale, quindi comunque in quella situazione, in quella circostanza che avevamo ancora difficoltà, è pure comprensibile quello che è avvenuto. Comunque ratifica letteralmente significa conferma, di fatto è una conferma, non è, cioè significa fare proprio automaticamente, quindi la parola in sé, poi per carità discuteremo di questa modifica dell'oggetto, ma ricordo che la dottoressa Mandala sulla modifica dell'oggetto si è espressa molto, insomma, con molte perplessità in consiglio, perché non si è mai verificata un'eventualità simile, però valuteremo poi appunto con la proposta che farete. Quindi rispetto alla scelta che dobbiamo fare adesso, esprimere parere o meno, Io non ho, potrete. ripeto, non ho letto la delibera ancora, cioè, ma mi sembra, avendo dato uno sguardo quando l'hanno messo in aula, mi sembra che ratifica, mi pare che non fosse nella parte dell'oggetto, poi nella parte poi alla fine quando fa la parte della premessa, poi mette ratifica, quindi non è nell'oggetto, almeno ricordo così. Ma qua questa parte in eretto aspetta, non è l'oggetto. Giulio, nella premessa c'è. Possiamo prenderla, vediamo se è proprio nell'oggetto. Proposta deliberativa. Frontespizio delibera, vediamo. No. No, non c'è nel frontespizio. Sì, comunque c'è l'oggetto. Misure urgenti, differimento a termine pagamento, ratifica con effetto retroattivo della volontà espressa dalla giunta comunale. Quindi è nell'oggetto la parola ratifica, come in effetti aveva detto No, capito. E allora bisogna vedere nell'oggetto, bisogna questa parte di qua, bisogna cambiare questa parte di qua. Allora, se cambiamo un termine non succede niente, non penso che ci diranno, nessuno ci dirà di no. No, su questo anche le Qua. donne ieri è stato chiaro, ha detto che l'oggetto può essere modificato se non è un oggetto che diventa fuorviante rispetto al contenuto della delibera. Rimane quello poi. Infatti, in questo caso non lo diventerebbe. Va bene, allora vogliamo aspettare questo incontro, ulteriore approfondimento in consiglio con tutte le Poi posizioni. Giulio, io ti dico pure che siccome la vicenda mi pare tutta politica,
dal punto di vista tecnico, io proprio se si raggiunge l'obiettivo, diciamo se si raggiunge il complessivo obiettivo di dire si fa un emendamento, lo farei il più semplice possibile, perché tanto gli effetti della delibera quelli sono. Cioè, il problema è politicamente se si fa un emendamento. Scusa, ma voi nella riunione di maggioranza cosa avete discusso della delibera? Noi abbiamo fatto una intricata discussione tecnica, al termine della quale ci siamo detti quello che hai detto tu, che la delibera si deve fare, che certamente delle piccole modifiche potrebbero consentire di farla, ribadendo e riordinando un pochino la vicenda delle competenze e del percorso per quanto possibile in questo casino, e che quindi si sarebbero attivati i buoni uffici della presidenza, dei precapigruppo, per verificare questo fatto dell'emendamento, se c'erano i margini per farne uno e farlo magari comune. Vabbè, giusto, no, Milena? Vabbè. Sì, ma infatti si è valutata anche questa possibilità di accettare un emendamento che certo comunque non si profila così, ma no, mi è parso di capire dai vari interventi, non è poi così semplice, nel senso che le posizioni sono state diverse. Se non sbaglio, il segretario generale ha detto che sì, si poteva emendare anche l'oggetto, se mi pare, mentre la ragioneria, il dirigente della ragioneria, il ragioniere generale diceva che addirittura si poteva anche poteva comportare la decadenza dell'atto, non so se nel senso dell'atto di giunta in caso di emendamento, cioè era come se noi non confermassimo l'esecutività di quell'atto. No, l'atto di giunta decadrebbe, dopo 30 giorni decadrebbe da solo, quindi quello di fatto rimane lì, ma poi decadrebbe da solo, anche perché non è, la competenza non è la giunta, quindi poi andrebbe a decadere, dopo vive per i 30 giorni, ma poi decade. Decade, quindi se sostituisce in effetti un atto del Consiglio Comunale di uguale contenuto, sia dispositivo che narrativo, alla fine no, il danno non c'è, cioè non succede nulla, non dovrebbe succedere nulla, quindi va bene, per me possiamo anche non esprimere un nostro parere, visto che siamo in attesa di elementi nuovi da valutare. Non so, dite voi cosa volete fare. Non esprimiamo parere e rimettiamo il tutto a più tardi. Così alle decisioni del Consiglio, vabbè. Sì, perché si può votare lo stesso. Tecnicamente, perché... Milena, trascorsi 5 giorni, noi siamo stati messi nelle condizioni di fornire parere. Se non lo facciamo si può proseguire anche senza, quindi non facciamo danno alla procedura. Anche perché non è di nostra competenza, no, come commissione. Esatto. Cioè, chiaramente la prima commissione sicuramente ha dovuto esprimere parere. Certo, noi siamo disponibili, ovviamente, almeno io, a esprimere parere favorevole, però comprendo. Noi dovevamo superare il problema dell'emergenza nel caso in cui votavamo prima. Io so che una commissione stamattina ha dato parere contrario. Ah, sì, è stata la commissione. Io so che una commissione ha presentato un ordine del giorno bruttissimo. Ci sarà una bella giornata oggi. Ma infatti, comunque, noi vogliamo affrontare l'altro argomento che avevamo in cantiere. Fausto, non so, vuoi cominciare tu a discuterne? Ma sì, nel senso, io volevo capire, allora, il Presidente lo dovesse mettere all'ordine del giorno, io comunico subito che noi votiamo con già. A che cosa? No, infatti, lì la metto all'ordine del giorno, se la metto al voto, io è chiaro che
lo dico a voi di maggioranza, è chiaro che il voto nostro sarebbe contrario, è evidente. Per questo la soluzione migliore, probabilmente anche più coerente rispetto al percorso, direi pure più onesta, è non esprimere parere. Vediamo questo fatto del io... No, anche perché non abbiamo tutti gli elementi, evidentemente in Consiglio Comunale oggi avremo ulteriori esattamente elementi. In questo momento non è completato il ragionamento, quindi ritengo che la proposta sia quella di aspettare l'aula consiliare per dare una decisione a ognuno personalmente, anche perché la nostra non è una di competenza questa qua, solo la misura d'urgenza che dovevamo superare, ma ormai è stato superato il tempo. Io non risultano completate le considerazioni? No, gli elementi, non abbiamo tutti gli elementi per valutare, perché si profila una proposta di modifica. Si profilano una serie di emendamenti e di ordini del giorno che non abbiamo noi. Allora, io ho scritto, per riassumere, io ho scritto la maggioranza dei consiglieri presenti conviene che è preferibile non esprimere parere insieme all'odierna seduta sulla proposta adeguata, ciò anche e soprattutto in virtù della complessità della stessa e della circostanza che non vi sono. La circostanza che ci saranno in aula emendamenti e ordini del giorno che sicuramente potranno anche stravolgere il contenuto dell'atto deliberativo, quindi ci rifacciamo al Consiglio Comunale e non esprimiamo pareri. Okay, verranno certamente proposti in aula emendamenti. Emendamenti. Che stravolgeranno. Che potrebbero variare la proposta stessa di delibera, sia nella parte forse nella parte del contenuto. Tanto rimandiamo al corpo. Del resto all'inizio io direi anche non solo perché questa commissione non è competente in materia, per mio parere in primis perché non è competente la nostra commissione rispetto alla materia. Lo scrivo allora. Per questa mancanza di elementi. Lo scrivo allora, va bene? Sì. Sottolinea, la consigliera Gentile sottolinea peraltro questa commissione non è competente per materia. E non ha tutti gli elementi per valutare, non è importante in questo momento di valutare tutte le. Io non so, è la dichiarazione della collega. Io dire che non essere competente in materia. Non la metterei questa. Io non lo metterei perché. Ma vabbè, se c'è richiesta. Vanno a tutte le commissioni. Sono di parere di allora, urgenza, vanno a tutte le commissioni, non è che io non sono competente, no? No, per carità, certo, non è la nostra specifica finalità quella di valutare contributi, scelte. No, eviterei questo, se c'è un approfondimento di documentazione in cui stiamo aspettando emendamenti e quant'altro, e quindi pertanto il parere non si esprime solo per quello, perché conoscenza dopo la dottoressa non lo tolga questo passaggio della collega, lo tolga. Non lo so, consigliera Gentile. Va bene, lo posso fare. Va bene che il fatto che lo togliamo perché magari per fare tutte le valutazioni, perché gli elementi che abbiamo saranno integrati da altre cose che saremo obbligati a valutare, quindi da altri emendamenti o proposte, non sappiamo bene cosa. Sì, ora volete porre all'ordig l'altra proposta oppure no? Allora, l'altra, c'era stato, ieri abbiamo mandato la mail a questo signore, a questo ingegnere Di Maria, in risposta alla sua richiesta di audizione. No, scusa collega, si riferisce alla proposta della tassa di soggiorno? Si riferisce a quella sulla tassa di soggiorno. No, tassa di soggiorno non la dobbiamo fare la settimana prossima con... Forse domani. Domani. Penso, se si decide si va domani e si fa domani. Allora metto calendarizzazione lavori. Che cosa?
No, diciamo che questa di qua la si farà dopo, la delibera di questa qua. No, no. Sì, no, dicevo relativamente a questa cosa dell'ingegnere Di Maria. Ah, volete... sì, e quindi già possiamo parlare di quello che diceva la collega Gentile. Sì, quello so. Allora, tenendo di testa, volevo dire di commissione. Mettiamo su sollecitazione della consigliera Gentile, considerato che è l'ingegnere Di Maria. Ha inviato studi. Inviato alla commissione. Cosa metto? Tutti i documenti relativi alla sua proposta. Proposta. Utili. L'ampliamento della rete tranviaria. Utili a procedere all'audizione? No, assolutamente. Infatti si deve discutere. È la necessità di. Prego, presidente, voleva dire qualcosa? Pronto? Sì, dov'è? Se vuoi, presidente. Allora. Ma è comunque consigliere Gentile, lei sollecita l'audizione o no? No. Sollecito una discussione su questa richiesta di audizione. Ok, perfetto. Quindi su sollecitazione non è consigliato discutere questa della opportunità di invitare l'ingegnere Di Maria. Presidente, ci sei? Sto parlando al telefono. Scusami Milena, ho avuto un attimo di deconcentrazione che ho ricevuto un messaggio. Allora, non lo so, vuoi cominciare tu a dire cosa oppure comincio io? No, aspetterei il presidente, quello che... ti direi è pure che noi sicuramente mettiamo a verbale che abbiamo dei dubbi e che ho già notiziato informalmente il presidente di alcuni di essi, però valutare l'opportunità. Invierei una discussione nel merito della vicenda a domani o comunque a quando questa commissione sia formata da tutti i consiglieri comunali, in modo da che ciascuno, anche chi in qualche modo ha più portato alla nostra attenzione questa richiesta, sia presente. Mi sembra una questione di correttezza. Dottore Savolo, scusate, così poi riprendiamo. Dottore Savolo, sta arrivando per email il contatto telefonico per chiamare la signora dottoressa Amato, la collega, che in maniera che in diretta possiamo fare tutto attraverso questa cosa. Va bene, possiamo dire come collegarsi eventualmente. Sì. Ok. Allora, quindi, se possiamo continuare quello che il consiglio ha valutato la possibilità di quello che dobbiamo fare. Consigliere, in commissione alla sua proposta di estensione della il suo pensiero sulla proposta di estensione. Gentile, considerato che l'ingegnere Di Maria ha fatto pervenire in commissione tutti i documenti relativi alla sua proposta di estensione della rete tranviaria. La sua non è una proposta di estensione. È uno studio sull'estensione della rete. Bravo, sul,
il suo studio sulla proposta dell'amministrazione di estensione della rete tranviaria. Facciamo un pasticcio, perché significherebbe che è lui che propone l'estensione. No, lui propone una modifica. Può proporre quello che vuole. Ebbene, ha mandato tutti i documenti come... Ok. Di modifica della rete tranviaria, comunque. Della, ma non è di modifica della rete tranviaria. Guarda, la gestione di questa cosa come deve essere, secondo me. Non credo che abbia uno stralcio di quello che può essere la sua visione di una rete, un passaggio diverso. Ma lui l'ha chiamato estensione rete, progetto estensione rete tranviaria, è l'oggetto della sua mail. Sì, magari si è espresso un po' come io, pure questo potevo capire. Se lo diciamo così, poi se andiamo a guardare le carte, sicuramente parla di come potrebbe essere gestito, per esempio come viene gestita a Parigi, come viene gestita a Torino, come viene gestita a Firenze. Con il project financing anziché quello che abbiamo fatto noi con finanziamento su un fondo europeo e su fondi propri del comune o su, mi spiego, questa è la sua. Il tema è l'affidamento del servizio. Lui contesta per esempio quello di dare servizio all'AMAT. Perché non è nelle condizioni, vista le difficoltà, cioè, hanno contesto una serie di cose che vanno lette. Sì, Presidente, se mi dai la parola, io faccio una proposta. E Giulio, se mi dai un conforto pure su questa mia idea. Diciamo, ho informalmente notiziato la Presidenza, ma diciamo lo dico, di alcuni approfondimenti dopo questi contatti che abbiamo avuto con l'ingegnere Di Maria, che ho potuto condurre e che dal mio punto di vista mettono in discussione l'autorevolezza e la terzietà del soggetto. Per una valutazione attenta di questa vicenda, però, ritengo che per una questione di correttezza potrebbe essere necessario, se voi siete d'accordo, io per me possiamo discuterne anche adesso, discuterla negli immediati prossimi giorni, quando questo consiglio sarà composto questa commissione più completamente, e quindi faremo una discussione anche con chi fra di noi ha in qualche modo maggiormente considerato questa proposta di invito. Sì, ma in ogni caso, se ha mandato dei documenti, me le volete dare qualche giorno di tempo per io leggermi questi documenti? I colleghi possono avere la possibilità di leggere qual è lo studio che ha fatto questo... Sì, al di là del contenuto dei documenti, noi vorremmo affrontare una discussione proprio su alcune caratteristiche che secondo noi dovremmo verificare. Quando avremo letto questi documenti, i colleghi dice sì, siamo a conoscenza di questa cosa, allora ne parliamo prima noi, si stabilisce se e quando, se si deve invitare o non si deve invitare, quando si deve... Quando decidiamo Presidente, tu devi sapere che per me già è per me ormai è fortemente inopportuna per ragioni di cui discuteremo. Ma sì, appunto, siccome li affronteremo successivamente, dopo aver fatto, io vorrei continuare a leggere. Io già mi sono fatto un mio pensiero su alcune cose che ho letto e quindi già mi sono fatto un'idea. Se ho fatto il riferimento a Parigi piuttosto che a Torino, piuttosto che a Firenze, è perché l'ho ritrovato fra le righe del documento che ci ha mandato. Quindi io invito tutti a leggere questo documento, soprattutto a Milena, che tecnicamente magari ci può dare anche il suo supporto, e poi sicuramente Giulia, se, non so, penso che l'avrà letti già sicuramente, per averci convinto a fare questa richiesta. Io comunque già ho messo attraverso le mail un'email, abbiamo bisogno di questi documenti, dopodiché ti facciamo sapere, vogliamo sapere se c'è compatibilità o incompatibilità. Lui ci ha dichiarato che non è, sì, non è
Sì, però al di là della vicenda da me sollevata del conflitto, al di là di questo, ritengo è un che un problema di autorevolezza e di terzietà, una valutazione tutta politica alla luce di notizie. E noi lo leggeremo fra le carte, Fausto. Noi sicuramente siamo persone attente e lo leggeremo fra le carte quello che lui ci vuole mandare come indicazione, perché per me non è uno studio, è una valutazione su quello che può essere e che potrebbe essere, che lui propone di cambiarlo con l'altro sistema, ma è un'altra cosa. Intanto noi abbiamo un problema con l'AMAT e quindi dobbiamo continuare su questa strada. È una decisione che dobbiamo prendere, più con lui dobbiamo prendere come amministrazione. Quindi io ritengo che forse alla fine non ci sarà manco bisogno di sentirlo, visto il contenuto dei documenti, perché è un problema che si deve aprire all'interno di un dibattito con l'amministrazione, con i nostri assessori, con i nostri dirigenti. Però con la presidente dovresti informare magari anche gli altri consiglieri che ci sono emersi elementi, insomma, un po' imbarazzanti. Ma lo sto dichiarando. A prescindere dalla qualità del suo studio scientifico, dei confronti con le grandi capitali del mondo, che per carità, questo lo valuteremo se vogliamo prendere in esame questo studio, anche se non siamo, nessuno di noi è un trasportista, un ingegnere trasportista, però lo leggo nella cronaca che lui ci manda nella relazione. Il suo pensiero l'ha tradotto in dei documenti che sono a vostra disposizione, li potete scaricare e guardare. Li abbiamo visti. Oh, perfetto. Io voi avete avuto forse molto più tempo per leggerli, io ne ho letto solo una parte, vorrei continuare a leggerle le altre parti. Io sono assolutamente, presidente, approfondisci, ti devo dire pure, e se io diciamo, avessi avuto l'opportunità di... Se Fausto poco fa ve l'ha detto che abbiamo avuto un contatto telefonico su questo argomento, voglio approfondire altri aspetti. Ti dico pure che ovviamente se avete avuto le notizie di poter avere qualche giorno per poter esaminare le notizie di cui e poi approfondire. Però io sono convinto forse, caro Fausto, forse noi, a seguito della lettura di questi documenti che ci siamo fatti già un'idea, sarebbe opportuno che sentiamo gli uffici e l'assessore su questo argomento, per avere magari supporto su tutto quello che è stato detto e sui dubbi che stanno sorgendo nel merito della vicenda. Allora ti dico pure però, presidente, che nel merito della vicenda, se noi avessimo, diciamo, forse in una maniera opportuna, in futuro dobbiamo essere più cauti, verificato, diciamo, alcune caratteristiche soggettive dell'interlocutore, probabilmente non era il caso nemmeno di chiedere di ottenere questi documenti da egli scritti sul proprio portale di cui amministra. Valuteremo tutto questo quando affronteremo il tema in maniera particolare, quando entreremo nel dibattito di questa cosa. Datemi qualche giorno di tempo perché devo leggermi le carte. Non ho capito quali carte vuoi leggere, presidente. Cioè, allora, nel progetto, la proposta, il progetto che ci ha inviato, o altre carte? Allora, non c'è nessun progetto che lui ci ha inviato, secondo me. C'è una relazione su un lavoro che lui ha fatto sulla rete tranviaria di Palermo, sulle linee già fatte e su quelle da fare. Quindi questo documento che ha mandato, che a me sotto certi aspetti interessa leggere, e poi devo approfondire determinate cose, dopodiché dirò alla commissione se possiamo affrontare questo argomento, e invito tutti a leggere questo documento se l'avete fatto bene. Io non ho avuto il tempo, ripeto, quindi non se ne parla né oggi né domani né nei prossimi giorni. Ne parleremo nel momento opportuno, sarà sollevato ancora una volta e dirò: ho completato questa cosa, sono nate delle perplessità, non ritengo opportuno convocarlo, ritengo mi rifaccio a quello che dice la commissione. Cioè, è un dibattito che si deve aprire, ma successivamente, oggi
non è in discussione. Oggi, io sono d'accordo su non farlo, Presidente, però siccome ci stiamo prendendo dei giorni a questo punto, proprio perché in registrazione, ci tengo a considerare che qualsiasi altro contatto noi dovessimo avere come commissione con questa persona... Prima dobbiamo valutare se dobbiamo credo farlo. Che sarebbe opportuno in ogni caso a questo punto anche fargli autocertificare che non abbia avuto delle condanne che ne abbiano comportato anche una non perpetua interdizione da pubblici uffici per delitti propri della pubblica amministrazione. Prima, che nella possibilità che lo convochiamo, faremo questo. Lo dico ovviamente sulla base di evidenze di stampa che vanno ovviamente poi verificate e autocertificate. Perfetto, perfetto. Fino a ieri io potevo avere così un'indicazione. Poi magari guardando bene le carte ne ho un'altra e vorrei approfondire queste carte. Io l'ho detto carte, a garanzia di tutti e proprio per poter apprezzare l'autorevolezza del soggetto in questione o la esatto. La poi valuteremo il da farsi in un'altra situazione sicuramente più tranquilla e più serena. Allora, in effetti abbiamo ricevuto questa documentazione e considerando anche che lo studio è tecnico, eccetera, e considerando anche questo desiderio che ha questa persona di fare conoscere all'amministrazione, perché non ci dimentichiamo che questa commissione è istituzionale, quindi fa parte del Consiglio Comunale, ha voglia di fare conoscere questo progetto, come si usava anche in passato, perché io sono un architetto storico, nell'Ottocento per esempio era frequente che un architetto, un professionista che volesse andare incontro all'amministrazione e indurla a fare scelte migliori secondo il suo intendimento, donava un progetto o un'idea di progetto all'amministrazione, la quale gratuitamente, visto che è già stato espletato un concorso per la scelta di chi dovesse progettare il tram, in passato si usava che si donavano i progetti per valutare e per dare ulteriori elementi all'amministrazione di valutazione della qualità della qualità o della per carità, tutto non mi pare per quello che ho letto non mi pare che si sia donato nulla in questo momento non mi sembra, forse fra i documenti che ho letto fino adesso io non vedo dire che nessun progetto. Per lui come professionista capisco che abbia questa voglia di suggerire soluzioni eccetera, può farlo attraverso un dono gratuito all'amministrazione di uno studio che può essere utile a supporto degli ulteriori sviluppi della progettazione e della pianificazione, quindi questo certamente lui lo può fare. Il problema qua è di ruolo della nostra commissione, perché io dall'inizio di questa, quando ci siamo insediati o comunque quando si sono fatte le elezioni in commissione, ho sottolineato e ho invitato un po' tutti i membri, i componenti di questa commissione a non dimenticare mai, in nessun momento, che questa è una commissione istituzionale e che quindi non possa diventare oggetto, essere trascinata in propaganda politica, in sostegni. Quindi a questo punto vorrei sottolineare che... Non ritengo che possa essere nessun sospetto che questo... Esattamente, caso. Quindi siccome io confido molto nelle scelte nella sua presidenza e in quella di tutti dei consiglieri, nelle scelte degli altri consiglieri, ritengo che questa persona, siccome sono fatti che ho appurato facendo ricerche su internet, che esistono recenti anche trasmissioni televisive in cui questa persona si è presentata più che non solo diciamo per proporre delle idee, che è ben bello, è una bella cosa positiva, ma soprattutto per supportare come una sorta di fan club, supportare certe la presidenza di una persona alternativa alla sua e anche per in qualche modo gettare in qualche una un, senza
cioè sostenere che il Consiglio Comunale, nell'eventualità che avesse fatto ruotare tutti i componenti delle varie commissioni, queste commissioni, sarebbe stato un atto di violenza, un atto di grave politicamente, cioè dico, ha sostenuto, è entrato nel merito di decisioni che sono politiche, delle scelte dai consiglieri comunali, che hanno valutato sia in minoranza che in maggioranza l'opportunità di questa eventualità. Lo abbiamo discusso all'interno delle riunioni di maggioranza e minoranza, proprio per le ripetizioni, doppioni di appartenenza, per il fatto che queste commissioni nel frattempo erano avvenuti dei cambi politici. Ecco, questa persona non si presenta soltanto, a dispetto della lettera che ha inviato come dottore di ricerca, che noi, figuriamoci qui, siamo aperti a qualsiasi apporto scientifico da parte di professori, dottori di ricerca, anche singoli cittadini che hanno delle belle idee da valutare. Noi l'abbiamo detto da subito, come abbiamo fatto con le biciclette, con la ciclabilità, lo faremo su tutti gli argomenti, compreso il tram. Però dobbiamo la scelta della persona, l'opportunità di invitare certe persone che comunque si sono da sole esposte su argomenti politici non di loro competenza, ma senza avere un contraltare che impostasse la discussione in modo equilibrato, come se ci fosse una persecuzione o un atto. Ora, per carità, dico questo, io invito i consiglieri a valutarlo, perché l'opportunità delle scelte che noi facciamo deve riguardare, anche visto che siamo comunque con una commissione politica, dico, devono essere persone che non fanno parte di una tifoseria, e quindi anche noi lo studio lo abbiamo ricevuto e sono ben contenta di poterlo approfondire, lo leggeremo, come vuole fare lei presidente, che vuole leggerlo, lo leggeremo, ma invito questo ingegnere a inviarlo gratuitamente all'amministrazione, perché se ci sono elementi che possono essere utili ai tecnici che in questo momento si stanno occupando proprio della pianificazione, ben venga. Io ritengo che l'amministrazione sarà ben contenta di ricevere un approfondimento su tutto questo. Però noi abbiamo, come commissione politica e istituzionale, dobbiamo fare anche altre valutazioni sull'opportunità di invitarlo. Lascio agli altri consiglieri anche la scelta finale di farlo o non farlo, anche quella di chiedergli, come ha detto il consigliere Melluso, un'autocertificazione che insomma non ci metta in situazioni di imbarazzo. Sicuramente non ci metterà nessuno in situazione di imbarazzo. Ieri è stata chiesta questa richiesta di convocazione, non si è aperto il dibattito come si è aperto oggi. Io ritengo di avere ricevuto oggi dei documenti che sto leggendo, e chiaramente col tempo che mi rimane durante la giornata di leggermeli, e dopodiché fra qualche giorno, quando avremo affrontato altre tematiche, decidiamo insieme in commissione l'opportunità o meno di convocare, e quando e come e cosa dobbiamo scrivere e che cosa dobbiamo chiedere. Io ti ringrazio per tutto quello che hai detto, ringrazio il consigliere Fausto Melluso per avermi dato un indirizzo di controllo su altre ipotesi, altre le hai lanciate pure tu, quindi ritengo che l'argomento può essere al momento accantonato e per parlarne in tempi e nei modi che riterremo opportuno. Dottoressa Volo, lei ha avuto notizie dalla commissione, i numeri telefonici, ha concordato, ha telefonato, sa niente? Posso vedere cosa è arrivato la mail, come... Sì, perché... No, non c'è una mail... La dottoressa Coma aveva chiesto ai suoi uffici di mandarci subito una comunicazione. No, il numero di telefono.
Cioè, né al telefonino non mi è arrivato niente, né alla posta. Vediamo tra un pochino. Va bene, intanto allora che facciamo? Predisponiamo la... Intanto mandiamo la convocazione, intanto. Così già ce ne abbiamo un pensiero, dottoressa. Infatti, io penso... Sì, andiamo avanti in questo modo. Mandiamo, colleghi, siete d'accordo? Mandiamo l'ordine del giorno così come è stato predisposto per il prossimo mese, con gli orari, siete tutti d'accordo? Sì, lo abbiamo già verificato. Vi vedo felici dell'orario. Ah... Così respiriamo tutti. No, così mangiamo. Io sono dimagrito. Secondo me per colpa della commissione urbanistica. Sì. Glielo dico, conosce. Questo è il lato. Intanto il verbale andava bene come redatto, l'avete visto? Avete avuto modo? No, non bene, dottoressa. No, non bene. Non bene, non bene, soprattutto la seconda parte. Ah, ok. Allora, vabbè, non ne do lettura, che dice? Presente di nuovo, con all'obiettivo, varie eventuali. Le problematiche relative al personale degli uffici da sedere, il presidente al fine di specie si dà lettura dell'esposizione al servizio quello dirigente assegnato al comitato organizzativo alla commissione regolarmente nominato un nuovo segretario in persona del signor Amato. Ok. Allora, sì, no, però. Ah, sì, effettivamente sono. Allora, invece neanche molto a tal fine di specie. Fine di specie, sì. Ah. Dalle tue le spese di servizio in cui la dirigente l'ufficio
Affianco tu intervenite alla commissione regolarmente nominato nuovo segretario. No, mettiamo così alla commissione. Faccio fare un'osservazione femminista, metta segretaria per favore, nominata. Ah. Bravo, bravo Fausto. Pare che è una deminuzio. È una deminuzio usare il femminile, in realtà esiste. No, ma sarà stata una svista, non era un giudizio. No, 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 ma è di no, no, ma io devo dire che mi firmo il segretario, non mi firmo la segretaria, anche per non... Eh sì, però è un retaggio, nel senso si considera il segretario un ruolo di responsabilità, la segretaria un ruolo di assistenza, però è un maschilismo insito nella nostra modalità di comunicare. Sono contenta che già... Diciamo che sono d'accordo in parte, sono d'accordo in parte, perché comunque il segretario della commissione non è soltanto un assistente, ma è anche il responsabile giuridico della commissione. Assolutamente sì, così come per infatti questo. Però... Allora si declina anche di genere. Certo che è così, lei ha una grande responsabilità che porta avanti con competenza, ma ci mancherebbe. No, 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 grazie, no, dico, vabbè, comunque, dico, insomma, nulla, cioè, non cambia nulla. Niente, beh, basta, ok, ne tratteremo in un altro tema informale, prima o poi. Questo è un argomento complesso. Adesso diciamo che comunque il rispetto va al di là, cioè, poi se uno si... Questo è sicuro. Può chiamare segretario, segretario, poi purtroppo... Poi bisogna assolutamente... Diciamo, farsi rispettare è un'altra cosa. Sì, purtroppo è l'immaginario collettivo, segretaria è l'assistente che prende gli appuntamenti e non è invece una funzione di responsabilità, mentre al maschile diventa di responsabilità. Ah, sì. Questo è un pregiudizio. Ma insomma, allora si deve anche che dovete dire tutta meno data. Tra l'altro questa osservazione l'ho fatta a nome del consigliere Ferrara che me l'ha scritta. Ah sì? No, sto scherzando, era una battuta. Era una... Peccato, ma ci vediamo fuori. Poi il presidente Bonello DG, il presidente invita i consiglieri a esprimersi per manifestare la loro intenzione ad aprire la discussione al voto sulla predetta proposta, il cui parare sicuramente è stato richiesto con motivi di urgenza. I consiglieri si confrontano sulla valutazione di esprimere parere ed in che termini, sulla proposta all'ODG. Dottoressa, ha lavorato sulla proposta posta alla DG, si approfondisce ampiamente il contenuto della proposta, la maggioranza dei consiglieri presenti conviene che è preferibile non esprimere parere in seno all'odierna seduta sulla proposta adeguata, e ciò anche e soprattutto in virtù della complessità della stessa e della circostanza che non verranno certamente che verranno certamente proposti in aula emendamenti che potrebbero variarne il contenuto. Poi calendarizzazione dei lavori di commissione, consigliere Gentile, consigliato dell'ingegnere Di Maria, ha fatto pervenire in commissione tutti i documenti attinenti al suo dal medesimo elaborato in relazione alla proposta di estensione della rete tranviaria, sollecita il presidente Russo e i signori consiglieri a valutare l'opportunità di un'eventuale sua audizione. I consiglieri si confrontano su detto argomento.
Vogliamo mettere altro o no? No, va bene così nel portale. Ok. Poi predisposizione e sottoscrizione della convocazione della seconda commissione nazionale del mese di maggio 2020 e poi lettura del verbale. Quindi va bene. Potremmo mettere 14:40. Sì. Intanto, dottoressa, la firma è stata apposta al... Sì, ora lo apro subito. Così la può trasmettere già. Siete tutti presenti, vero? Anche se non vi sento. Ferrara ha lasciato. Un minuto fa. Sì, ma sta rientrando, sta rientrando, me l'ha scritto in questo momento. Tantillo presente. Allora, tutti presenti, dottoressa? Sì, sì, presente. Ogni tanto controllo l'email se è arrivato qualcosa, dottoressa. Sì. Rara prova a rientrare, non è detto che ci riesca. Tranquillo, Mimmo, non arriva niente. Perché? Così, intuizione. Significa, no, se è intuizione la cosa mi scoccia. Dai, perché devo telefonare di nuovo alla Como se non arriva nulla. No, ma secondo me sicuramente, dico, una volta che risulta la disposizione di servizio, non penso che domani vi lasciano in 13, non assurdo. Scusa, cioè, non... quando c'è una disposizione di servizio non c'è subito, io non so da dove provengono, giusto? Se sono della stessa area, allora non c'è bisogno, chiaramente, perché c'è una disposizione di servizio. Se sono della stessa area non c'è bisogno di nulla, ma io non lo so se sono della stessa area dell'ufficio autonomo. Una sicuramente, la Margheritini è della seconda, della settima commissione. Cui non fossero della stessa area, l'ufficio lo deve caricare, ed è questo che, siccome la dottoressa, da quello che ho capito, la dottoressa Como non ha detto al presidente Russo sì, già l'immissione c'è l'immissione in servizio qui, cioè non doveva dire se era di un'area diversa, quindi devo immaginare che sono tutte della stessa area, quindi pertanto non c'è bisogno, devo immaginare, ecco perché sono un po' scettico. Mi sentite? Sì, sentiamo. Vabbè, mi ero allontanato un attimo per ripristinare l'iPad anche in vista del consiglio del pomeriggio. Okay. Ma chi ti scrive così velocemente? Sono curiosa. Io, dottoressa, io. Mitica. Ma fa corsi, tiene corsi, consigliere. No, ma sto tutto il giorno a computer da moltissimo tempo. Diciamo a livello amatoriale posso. Ma anche per gli uomini o solo per i porci? Ho letto prima che hai un poster sempre a favore del porco che ci scrive, no, dall'altro lato dalla parte del porco era la nostra campagna di per prendere soldi dalla parte del porco. Sì, sì. Guarda, è bello la mia scrivania. Sto impattando. Allora. Tu reggi ancora con i capelli, Fausto? No, io se il primo giugno forse non mi si vedrà la faccia. No, io ho mollato, nel senso fino al 4 avrei potuto attendere. No, ma tu lo sai che anche in tempo di pace io amo un look un po' clochard, quindi va bene. Ti sei arrabbiato tutto. Quasi. Ok. Ho fatto anche di peggio in passato. Ma perché? I capelli lunghi non sono pure belli, sono più belli. Ma è una liberazione. Ma avendoli poi i capelli, pensa a tutti quelli che poverini non ce li hanno. È un peccato. No, ma io devo dire che prima... Da piccoli li tenevo quasi sempre rasati, per cui insomma per me non è un grosso problema. Poi da quando sono stato eletto, da 7 anni non li rasavo e l'ho fatto la scorsa estate.
Adesso non sono rasati, sono corti, ma non rasati. La scorsa estate li ho rasati proprio. Ma tu l'hai avuto modo di vedere l'ordine del giorno, Fabrizio? Ci ha lasciato di nuovo. Fra poco finirà con nell'insieme con la consigliera Amella, che sempre ha problemi tecnici, lo dico ovviamente considerando che mi dispiace che abbia sempre problemi a partecipare, non come critica. Durante tutti i consigli non fa altro che entrare ed uscire. Comunque adesso, giusto per commentare, visto che ho di nuovo la facoltà della parola, il fatto che la giunta, il fatto fuori chiaramente dal verbale, nel senso che non c'è assolutamente bisogno di modificare nulla, cioè il fatto che la giunta abbia scritto nella loro delibera che noi non eravamo nella facoltà di deliberare, ritengo che sia una cosa di una gravità inaudita, per dirla con Giulia. Cioè, sì, però in quel caso, da un punto di vista formale, l'elemento che ha portato il segretario a garanzia, diciamo, del fatto che l'atto comunque manterrebbe una sua legittimità è legata alla fretta che c'era di assumere quella decisione per consentire all'amministrazione di inviare gli avvisi bonari. Ora forse, guarda, Giulio diventa pazzo, però questa è stata la giustificazione che è stata fornita. Devo dire che onestamente tutto questo dibattito non mi appassiona, bravo, perché minimamente. Tanto alla fine... Anche perché se la gente seguisse si metterebbe a ridere sulla competenza del Consiglio della Commissione, che è fondamentale, di un'importanza, diciamo, non secondaria, ma in una situazione normale. In questa situazione, diciamo, è, secondo me, addentrarci così sulla parola, a recepire, a me non appassiona. Però nemmeno è pensabile che si scrivano delle cose che non sono vere, il segretario generale permetta di fare assolutamente d'accordo. C'è pure il fatto, però, veramente rimango stupito, chiaramente negativamente, che possano succedere cose del genere. Lo so. Non capisco come sia veramente potuto accadere. Però la materia è di rara complessità, obiettivamente siamo in un casino giuridico. Ma non lo metti in dubbio, ti ripeto, tant'è vero Fabri, che alla fine dico, comunque, anche rispetto proprio al fatto che all'inizio una parte delle opposizioni, gente competente che mi insegna di queste cose, aveva sostenuto che l'atto fosse anche inutile, perché questo rinvio era già contenuto nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri. Su questa cosa ci si è dovuti ricredere, perché effettivamente in realtà dice che non si può riscuotere, ma non le imposte comunali, che vanno effettivamente rinviate. Poi è benissimo quello che dici tu, alla fine nella sostanza del provvedimento, come si fa a non essere d'accordo e a non capire che il problema sarà dopo? No, io purtroppo non ti sento più, Fausto. Perché a rinviare le tasse siamo tutti bravi, anche che tasse che quasi nessuno pagherebbe al momento. Il problema poi sarà... No, quello è un altro tema, diciamo, anche qui non secondario. Io mi focalizzavo solo sul fatto che è stata scritta una cosa non vera e credo non a caso. Non è confortevole certamente fare il consigliere comunale mentre l'avvocatura, il settore tributi hanno delle sfumature così, anche non proprio consonanti, insieme al segretario. Questo sicuramente è vero. Siamo tornati un po' studenti di diritto. Io non sono mai stato con tanta proficua, in maniera tanto proficua, però è sembrato in alcuni momenti proprio una lezione di diritto, un confronto. Sì. No, sicuramente un approfondimento interessante, perché fa capire tante cose. In occasione di questa delibera abbiamo sviscerato un po' tutti questi aspetti giuridici molto interessanti. Ma penso che al di là di questa delibera, tutto questo momento storico ci sta un po' permettendo di approfondire anche, insomma, un po' la scala della gerarchia delle fonti tra DPCM e carta costituzionale. Infatti, questo è un aspetto importantissimo, questo del DPCM. Certo, quello che ha detto ieri
il revisore dei conti è un po' inquietante, perché cioè, va chiarito, il governo lo deve chiarire. Dottoressa Volo, sì. Può controllare se trova la firma? Ah sì. Nel verbale stiamo parlando? Sì, nel verbale, quella già. Senta. Ok. Perfetto. Apposta. Ormai siamo diventati troppo specializzati. Troppo specializzati. Facciamo in un minuto. Scusa, questa signora sì. Amato chi? Mimmo, questa signora Amato chi è? Stiamo cercando di capire. Io ho mandato pure un messaggio alla dottoressa che ancora non ho ricevuto nessun email. Se... chiaramente Stella Amato non c'entra niente, perché credo tra l'altro sia in pensione, giusto Fausto? Si chiama, aspetta, Stella Amato non è in pensione, ma comunque non è lei la persona che viene identificata. Amato Vincenza. Amato Vincenza. Vincenza. Ma lei se ha la possibilità... E lavora per adesso Stella? Stella sì, lavora. Dove Fausto, scusa? Dottoressa, può chiamare la Margheritina e dire: ma che disposizione c'hai tu domani? Che, dove ti devi presentare? Con chi ti devi presentare? Non lo so, non lo capisco. Ah, non ho capito. Stella, che funzione avrebbe? Stella sarebbe Amato? No, non Stella è Stella. Stella è con Sinistra Comune, quindi non. Ah, infatti, perché con Sinistra Comune non è... Vabbè, i gruppi hanno messo a disposizione. Sì, pure... ma ci sono delle novità fra ieri e l'altro ieri che non ho potuto ben... c'è stato un ordine di servizio su Salvini, insomma, non ho capito bene com'è finita, poi te lo dico. Oh, vabbè, figurati, è una curiosità. Io sono molto amico del nipote. No, ma noi siamo fortunatissimi come gruppo, perché sia Stella ma anche Salvino sono due collaboratori... No, stupendo. Salvino di una preparazione. Madonna. Diciamo che tutta la famiglia è vicina a me, tranne Stella, chiaramente non ce la posso fare mai. Ah, ecco, l'hai raccomandata tu, che ne sappiamo. No, assolutamente. Siamo stati insieme nel gruppo. È un'altra stella, è un'altra stella. Le stelle sono cinque, e questa è un'altra stella. Intanto le condivido. Nonostante io il gruppo con la Monastra assieme, ma Stella chiaramente faceva riferimento alla Monastra. Io avevo un altro validissimo collaboratore, tale Cesare Mattaliano. Ah. Ma sarà stato buono averlo come... sarà stato bravo a fare il suo mestiere. E insomma, non è stato un momento facilissimo, no? Perché lui veniva da... una vita di amministrazione, 5 anni di consiglio comunale. Io ero appena stato eletto, diciamo che... diciamo che eri il bambino del consiglio comunale. È stato, come dire, un buon maestro fin quando l'ho voluto. Mandate il numero, l'avete chiamato questa Margheritino? L'avete chiamato? La dottoressa Volo sicuramente sta chiamando la Margheritino per sapere la disposizione che ha per domani. Allora, io ho scritto un messaggio. Allora, vediamo, intanto la metto pure nel gruppo. No, ma il numero di telefono. E invece Margheritino sarebbe solo per domani? No, ecco, io sono nominata. Ho assegnato 3 unità. Un segretario, un vice e che la Margheritini. Non c'è un messaggio, dottoressa, c'è un numero no. Che è stato aggiunto nel gruppo, ma poi no, un messaggio l'ho messo e Acquaviva Valentina. Scusami, la terza chi sarebbe, Mimmo? Acquaviva Valentina. Ah, ma non lo vedete il mio schermo? Perché partisse. Margheritino Paola, vice segretario.
detta Betty, perché si firma Betty Margheritini. No, si firma Paola, perché Paola, però Betty si chiama. Da 0 a 3. Da 0 a 3, bravo. Signora Acquaviva Valentina. E sono part time, full time, come sono? Allora, la signora Margheritino è di intanto come profilo, infatti boh, non lo so, rispetto ai discorsi fatti ieri, comunque è di sì. Ed è la signora Margheritino è a disposizione per andarsene, ce l'ha data a noi. Ma che ne so, ma comunque è di ed è full time. Infatti, le altre due? Ah, ecco perché nasce Dio, perché si faccia a disposizione. In questo momento le D sono state insomma inserite, poi successivamente saranno piano piano risistemate, anche ti ho spiegato oggi. Ti ho spiegato che alcune commissioni ne hanno una e quindi avrebbero messo in difficoltà. Sono allora, intanto vi mando la convocazione al mese di maggio. Già dottoressa scrive, dice, c'è un comunicato, dice, l'ordine psicologico al 63% gli italiani, dicono che gli italiani sono con insonnia, ansia e depressione, altro tema centrale. Un sindaco scrive, dice, io contribuisco al 63%. Allora dice, gli altri, dice tutti i sindaci, dice se ci mettiamo tutti i sindaci, dice, arriviamo al 100%. E ci scrisse, ma insomma, sui sindaci, chi consigliere di non fanno niente, faccio nell'arco istituzionale. Comunque, questo, il dato vero è che se veramente c'è questo dato ed è attendibile, che il 63% degli italiani è in questo periodo con insonnia, ansia e depressione, visto il momento. 63% altissimo. Cos'è, Giulio? Scusa per ripetere. 63%, secondo gli ordini dei psicologi, il 63% degli italiani è con insonnia, ansia e depressione. E questo, dice, appesantirà, dice, molto di più, dice, il vero contrato della crisi in corso sarà questa ondata di disturbi psichici che appesantirà proprio il Servizio Sanitario Nazionale in questo momento. Ma guarda, io devo dire, così, parlando un po' e ragionando con gli amici amministratori, ho sempre detto che la politica ha derogato molto del suo potere agli scienziati, ai virologi in questo caso, dove invece secondo me dovevano essere una componente di ausilio e di consulto, ma poi il ruolo della politica è quello di contemperare gli interessi in gioco, perché se è vero che da una parte è importante arginare quanto più il virus, questo ha comunque un prezzo, e il prezzo è dal punto di vista nudo e crudo l'economia, ma l'economia significa anche incide sulla psiche, incide sulla vita delle persone. A Milazzo c'è stato un primo caso di un suicidio di un pescatore, credo che fosse, che non riusciva più insomma a tirare avanti per problemi economici, per depressione, si è suicidato. Questo
Questo purtroppo sarà un primo e mi auguro che sia l'ultimo, ma temo che non sarà così caso, perché purtroppo il clima che stiamo respirando alla fine mette, diciamo, in una gabbia tutti e ci sentiamo tutti, anche chi magari ha un lavoro a tempo indeterminato, uno stipendio solido, però in questa fase si sente anche in una fase, diciamo, interna di recessione che si va poi inevitabilmente anche a legare a una limitazione dei consumi, a una limitazione anche dell'umore positivo. E questo ha un prezzo enorme che purtroppo continueremo a pagare per i prossimi mesi e si sta già vedendo. Secondo me è stato un... L'alternativa quale poteva essere da parte del governo? Perché alla fine i virologi hanno dettato un po' i tempi di aperture, chiusure, distanziamenti, cose che sono che poi alla fine deve essere la politica a dare a ordinare ai cittadini. Però se non rispettare, lo stiamo vedendo agli effetti in Germania, che erano finiti tutti i casi, a che appena hanno allentato il controllo, stanno di nuovo risalendo tutti i contagi. Questo intanto, diciamo, stando ormai all'esperienza che abbiamo maturato, è molto complicato, diciamo, ricollegarlo in maniera diretta alle riaperture perché ci vogliono almeno 15 giorni per vedere gli effetti di ciò che accade. Siccome la Germania ha riaperto qualche giorno fa, è difficile che questo possa essere ricollegato. Ma in ogni caso ti devo dire, a mio avviso, non si è calcolato in maniera corretta, secondo me, tutta una serie di attività che potevano e dovevano rimanere aperte. Non capisco perché le grandi industrie del nord si sono fatte autorizzare dai prefetti No, e non sono fatta autorità, hanno hanno continuato. continuato con il silenzio assenso. Questa è la cosa Peggio grave. ancora, peggio ancora. L'esplosione dei Adesso vabbè, contagi chiede e l'autorizzazione. tutte queste attività che hanno continuato indisturbate, cosa che Non si è veramente ci dovrebbe invece. indignare. Non si è invece valutato regioni, chiaramente come la Sicilia, ma ancora di più come la Calabria, dove comunque il fenomeno è rimasto per fortuna molto 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 marginale, anche per via delle misure molto restringenti che sono state date e per il comportamento esemplare che quasi tutti, per non dire tutti, i siciliani hanno dato. Dopodiché questo doveva essere riconosciuto e doveva essere valutato anche per poter No, ma io testare, sono d'accordo, infatti le aperture le ti dico, dovrebbero anche rispettare. per poter, testare se determinate riaperture comportavano l'aumento dei casi. Tu lo puoi testare in Sicilia, dove un aumento dei casi può far sì che da 35 passiamo a 60. Non lo puoi testare in Lombardia, dove c'è il rischio che da 900 diventino 3.000, perché è chiaro che poi il fenomeno è molto più difficile sia da arginare che poi da curare, diciamo così, nelle strutture ospedaliere. Quindi non differenziare regione per regione è No, stato doppiamente grave, perché da una parte ma non si è avuto il coraggio di farlo, questo dall'altra. perché è avvenuto? Per la pressione che stanno facendo proprio quelle regioni più infette, perché proprio quelle sono che pressano per aprire. E Ma quindi per sono. cambiare la situazione dice, vabbè, chiudiamo un altro po' che poi si apre Vabbè, tutto, ma ma tutti perdonami, sopra. ma questo è per una miopia e per una mancanza di autorevolezza del governo, perché non è che ci si può lasciare condizionare in questo modo. Per la stessa ragione, all'inizio non furono chiuse quelle tre regioni, perché se all'inizio si fosse dichiarata zona rossa la Lombardia insieme con l'Emilia e il Veneto, certamente non avremmo noi La avuto discesa, conseguenze. ma Quindi infatti. a monte c'è l'errore, mi permetto di dire, il governo probabilmente l'avrebbe commesso qualsiasi altro governo, non ne faccio una questione politica, analizzo un po' gli eventi, mi permetto di farlo. A monte c'è quella difficoltà dovuta al fatto che quella, come sappiamo, è la zona più produttiva, loro amano dire che sono il PIL, che muovono il PIL dell'Italia, e quindi c'è stata questa mancanza di forza nel limitare quelle zone. Oggi doppiamente, diciamo, fregati perché non riapriamo aspettando loro, quando invece riaprire potrebbe essere anche, tra virgolette, uno strumento per capire gli effetti. Questo è vero, ma
certo, il problema è che noi ci troveremo di fronte alla scelta. Se accettare, per esempio, il turismo nazionale o meno, perché questa non è una cosa da poco. Noi dovremmo puntare sul turismo, sullo sbloccare il turismo intraregionale ed evitare quello tra le regioni, perché cioè, arrivano tutti questi che magari del nord che hanno le case qui, nelle nostre isole, nelle cose, e si profila il disastro. Sì, questo è assolutamente un rischio e di qui a qualche tempo dovrebbe... Cioè, lo dico io che sono madre di un figlio che vive a Milano e che non vedo da Natale. Io stessa non vedrei mio figlio, cioè, sostenendo questa idea, però non è un problema da poco. Sì, no, da questo punto di vista, diciamo, è un problema, come dire, non secondario, però magari abbiamo ancora qualche altro tempo per poterlo analizzare, che comunque il grosso sarebbe tra la fine di giugno, luglio, agosto, quindi ci auguriamo che per quella data, diciamo, si possa anche analizzare in maniera diversa il fenomeno. Oggi non permettere a tutta una serie di attività di ripartire in Sicilia è uno sgarbo, perché la Sicilia non può aspettare la Lombardia, perché la Lombardia non avrebbe certamente aspettato la Sicilia, perché comunque sono economie totalmente differenti, perché la grande fabbrica del nord, anche se sta chiusa, è chiaro che riapre. L'industriale subirà certamente dei danni economici, però riapre. Qui da noi le piccole aziende, che sono il tessuto economico che caratterizza la nostra regione, se continuiamo così rischiano di non riaprire proprio più. Noi potremmo fare un documento come consiglio comunale con delle proposte ben precise da far arrivare al governo nazionale, delle proposte, diciamo. In realtà dovrebbe essere l'ARS, perché devono essere proposte di livello regionale. Ma però guarda, ho saputo, insomma, che oggi ci sarà una riunione tra i vari presidenti delle regioni del sud per tentare una prova di forza col governo nazionale e accelerare un po' le ripartenze. Le attività, hai detto bene. Cioè, ma anche per esempio il carretto di verdure in mezzo alla strada. Cioè, voglio dire, qua andrebbe incentivata la vendita dei prodotti a chilometro zero, quelli vicini, anzi abbiamo visto in questo periodo una crescita di questa economia, che per noi è importante, perché abbiamo un'agricoltura a chilometro zero ottima. Perché non bloccare questo tipo di vendite, per esempio nei mercatini, con la distanza giusta, prevedendo tutta una serie di regole, perché certo aprire improvvisamente potrebbe portare conseguenze. No, tra poco c'è il consiglio, io ve lascio, perché sennò ragione, io ancora manco ho mangiato. Ragazzi, ci vediamo più tardi allora in consiglio. Buona giornata a tutti. Okay. Io lascio, arrivederci. Ciao. Allora, interrompiamo la